Altra giornata abruzzese per Elly Schlein, segretaria nazionale del PD, impegnata nei comuni della Val Pescara e dell'area Vistina per sostenere il candidato presidente Luciano D'Amico della coalizione Patto per l'Abruzzo in vista delle elezioni regionali di domenica 10 marzo. L'abbiamo seguita a Popoli. Siamo qui per progettare, per programmare insieme un futuro migliore, a partire proprio da una comunità come quella di Penne, perché stiamo facendo un lavoro attraversando tutta questa regione, adesso c'è un'elezione importante e lo facciamo partendo proprio dalle aree interne. È una scelta ed è una scelta dovuta alla consapevolezza che le persone che vivono nelle aree interne sono tra quelle che si sentono più abbandonate dalla politica e meno ascoltate nei luoghi dove si prendono le decisioni. Noi dobbiamo invertire questa rotta e dobbiamo portare e riportare la politica qua, nella sua forma più alta, che è quella dell'ascolto dei bisogni delle persone. E cioè non venire qui pensando di avere sempre la verità in tasca, di poter, no, dettare le soluzioni. Un po' di tempo fa mi ha fatto molto sorridere un amico, Fabrizio Barca, che mi ha fatto una metafora, mi ha detto: l'Italia è un paese rugoso, e fa sorridere se ci pensate, però è molto vero, perché ha tutte le sue piegature, le sue insenature. Cosa vuol dire questo? Che noi dobbiamo avere la consapevolezza che non possiamo da Roma scrivere politiche adeguate ai bisogni di un territorio e di una comunità come questa. Dobbiamo venire qui ad ascoltarla e studiare insieme delle politiche su misura di questi bisogni.